In ogni essere umano c'è l'istinto primordiale di aiutare il prossimo. Se un escursionista si perde sulle montagne, verranno organizzate delle ricerche. Se un terremoto distrugge una città, arriveranno rifornimenti di emergenza da tutto il mondo. Questo istinto è presente in ogni cultura, senza alcuna eccezione. Stanotte alle 4:30 i nostri satelliti hanno rilevato una tempesta in avvicinamento su Marte nella zona della missione Ares 3. La tempesta è man mano aumentata di intensità e siamo stati costretti a interrompere la missione. Ma durante l'evacuazione, l'astronauta Mark Watney è rimasto ucciso. Sto tenendo questo diario come testimonianza. Mi chiamo Mark Watney e sono ancora vivo. Beh, evidentemente. Non ho modo di contattare la NASA o gli altri membri dell'equipaggio, ma anche se potessi ci vorrebbero 4 anni per essere raggiunto da una nuova missione e mi trovo in un habitat progettato per una durata di 31 giorni. Nonostante le probabilità siano contro di me, non mi rimane che una possibilità: usare tutte le mie conoscenze scientifiche per venirne fuori. Ok, facciamo 2 conti. Devo scoprire come coltivare del cibo per 4 anni su un pianeta in cui non cresce nulla. Ma se non riuscirò a trovare un modo per comunicare con la NASA, tutto questo sarà inutile. Houston, mi sentite? Abbiamo un messaggio video. È diretto all'equipaggio. Aprilo. Mio Dio. Mark Watney è ancora vivo. Alla faccia tua, Neil Armstrong. L'abbiamo lasciato lassù. Andiamo a riprenderselo. La NASA non autorizza il progetto. Quindi il nostro sarebbe un ammutinamento. Se manchiamo il punto d'incontro per i rifornimenti, siamo morti. Se sbagliamo la fionda gravitazionale della Terra, siamo morti. È lo spazio. E non ti aiuta. Vi garantisco che prima o poi succederà qualcosa di terribile. E direte, ecco, questa è la fine. È possibile che sia ancora vivo?